Ringraziamo il giudice Antonio Esposito e passiamo la parola per l'ascolto del contributo e l'intervento della senatrice Verdani. Intanto dirò subito pochissime parole perché vedo che il livello di sofferenza, diciamo, per il sole è elevato. Ora, dieci anni in cui si sono fatti tanti passi in avanti, 10 anni di questo premio, non solo dell'associazione, ma anche, diciamo, nella coscienza ecologista. Però siamo ancora molto indietro. Quindi questi premi e anche questi 10 anni del premio devono essere, in cui c'è riconoscimento a tante personalità che in vari campi hanno dato il loro contributo, però deve essere, diciamo, un continuo stimolo ad andare avanti. Perché, come vediamo, le questioni delle emergenze ambientali e soprattutto dei cambiamenti climatici, ahimè, diciamo, stanno ancora tutte davanti a noi e non sono certamente aggredite e affrontate con la strategia anche forte che occorrerebbe. Siamo in piena crisi energetica, quindi adesso siamo tutti contenti perché c'è il caldo, perché pensiamo, diciamo, di poter risparmiare sulle bollette, ma la questione della crisi energetica, noi che siamo qui nel sud, dove dovrebbe essere, diciamo, il paradiso appunto delle rinnovabili, noi ancora, diciamo, la scelta irreversibile del paese verso le rinnovabili non è stata fatta, noi lo sappiamo perfettamente, anzi con questa crisi energetica si sta tornando a riparlare, anzi si sono riaperte le centrali a carbone e quindi la schiavitù dei fossili rischia di andare avanti per molto tempo. Per la verità si ricomincia a parlare anche del ponte sullo stretto, quindi, come vedete, insomma, bisogna le battaglie fatte in tutti questi anni dovranno ancora continuare per moltissimo tempo. E le risposte però devono essere appunto delle risposte che affrontano il nodo della transizione energetica, ma anche, dico io, bisogna guardare molto, ancora più attenzione alla questione della conservazione della natura e la conservazione della natura, della biodiversità, che è l'unica possibilità che noi abbiamo perché la vita possa in qualche modo andare avanti, perché noi non sappiamo quali saranno le specie che si potranno adattare, perché noi non sappiamo quali sono, diciamo, come sarà la situazione davvero da questo punto di vista, e quindi a maggior ragione, diciamo, serve preservare la biodiversità, provare anche, diciamo, a reinserirla con forza una serie di specie anche che sono scomparse, e anche l'attenzione, voi sapete, vedo il generale del PNRR sulla piantumazione degli alberi, che è una cosa molto importante, fondamentale, anche qui bisogna saperla fare, perché non è che va bene tutto, insomma, bisognerebbe anche qui, diciamo, utilizzarla proprio all'interno di una strategia più complessiva. Quindi, come vedete, tante cose da fare, quindi dico al presidente Zuppello, altri, che le battaglie fatte in tutti questi anni, ahimè, dovranno ancora di più, diciamo, essere rinforzate, perché le questioni sono sempre più gravi, drammatiche. Avremo la COP27 in Egitto, insomma, io sono, diciamo, ho paura che anche questa COP27 non produrrà dei grandi risultati, ma noi stiamo qua e continueremo a stare qui per combattere, per far sì che effettivamente ci sia una possibilità per l'umanità e quindi per la vita su questo pianeta. E grazie per avermi invitato, grazie ovviamente a Sorrento, nella città, e al sindaco, e poi la bellezza prima o poi ci salverà, speriamo, insomma. Grazie.